Articolo 21 si rivolge a quello che la nuova tecnologia mette a disposizione per spiegare a chi ci legge sul sito internet e a chi d'ora in poi ci vedrà pure quelli che sono i prossimi appuntamenti dell'associazione in giro per l'Italia. Lo facciamo io, che sono Giorgio Santelli, Stefano Corradino, che è con me questa sera, che coordiniamo il sito di Articolo 21. Dire che lo dirigiamo è una parola un pochino troppo grande. Stefano, il primo appuntamento è quello del 6. Dove siamo e che cosa succede? Saremo a Torino per ricordare la tragedia della ThyssenKrupp, la tragedia che ha avuto luogo lo scorso anno ed è stato uno degli episodi più tragici di infortuni sul lavoro in questo paese. È un tema che, nonostante la sensibilità di alcuni esponenti politici, del mondo sindacale, del mondo dell'informazione, purtroppo ha ancora poco spazio. E pensiamo che sia giusto, soprattutto in un momento per una ricorrenza di questo tipo, che varie associazioni e movimenti si ritrovino in piazza per ricordare questa tragedia, questa e tutte le altre. Saremo a Torino insieme a Ottavia Piccolo ed altri personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e speriamo, auspichiamo davvero che l'informazione che dà molto spazio spesso alle vicende private dei VIP o al gossip, possa capire finalmente che ci sono temi sociali come questo importante, come gli infortuni sul lavoro, che debbano diventare preminenti nell'informazione, in particolare nel servizio pubblico. Lo abbiamo fatto in altre realtà con la Carovana per il Lavoro Sicuro, promossa dall'articolo 21 e da Cesare Damiano e tante altre associazioni. Il primo appuntamento quindi è il 6 dicembre, sabato, a Torino. Ce n'è un altro, in qualche modo, simile, che riguarderà il tema dell'informazione e dei diritti umani, e sarà il 10 dicembre davanti alla RAI, Giorgio. Sì, il 10 dicembre davanti alla RAI, organizzata dalla Tavola della Pace, che è l'associazione che ogni anno organizza la Marcia Perugia Assisi. Quest'anno c'è una marcia ideale che si svolgerà proprio davanti a Viale Mazzini il 10 dicembre, dalle 11 della mattina fino alle 14:30 del pomeriggio. Saremo lì in molti a chiedere, innanzitutto al servizio pubblico, di dare spazio ai temi nascosti, ai temi quelli che trovano magari la presenza nel servizio pubblico a orario tardo oppure sui giornali in alcuni trafiletti alle pagine interne più nascoste. Lo faremo legandoci ad un filo ideale con i giornalisti che staranno all'interno di Viale Mazzini, perché siamo convinti che anche loro, che comunque pagano il canone al pari di noi, vorrebbero un servizio pubblico che desse maggiore spazio a questi temi nascosti. In questa iniziativa parteciperanno gli invisibili, quindi persone che avranno delle testimonianze da fare fuori da Viale Mazzini, le racconteranno, leggeranno gli articoli della Carta, dei diritti umani che è stata firmata proprio 60 anni fa nella stessa data. Insieme a loro ci saranno anche dei testimonial, persone più conosciute che al pari nostro chiederanno al servizio pubblico di dedicare maggiore attenzione a questi temi, che per l'appunto si legano alla manifestazione precedente, perché tra i temi nascosti vi è sempre e ancora quello del lavoro. C'è un altro appuntamento, questa volta al sud, il 13. Il 13 invece ci sposteremo negli articoli 21 insieme a Libera Informazione, alla Federazione Nazionale della Stampa a Trapani, in terra di Sicilia. Perché Trapani? A Trapani c'è un collega, è un cronista, si chiama Rino Giacalone. A lui è arrivata una querela che suona quasi come un'intimidazione che arriva probabilmente da un mondo che vorrebbe che di alcuni temi in Sicilia, come in altre realtà del sud, non si parlasse. Questi temi sono quelli legati alla criminalità, alle mafie. Noi saremo lì per testimoniare la nostra solidarietà a Rino Giacalone, per lanciare, come farà Alberto Spampinato della Federazione Nazionale della Stampa, un osservatorio nazionale sui cronisti che si occupano di criminalità e di mafia. Saremo lì per affermare che il giornalismo con la schiena dritta non rimane solo. Saremo lì per tenere accesi i riflettori. Lo faremo insieme a Libera di Trapani, rappresentata da Margherita Asta e da tanti altri amici che comunque continuano questa battaglia a Trapani come in altre realtà della Sicilia. E lo faremo alle
nel pomeriggio del 13 alla sala Limuli della provincia a Trapani saremo in tanti e parleremo anche in questo caso di questi temi. Questi temi sono quelli più imminenti, ma non sono i soli. Articolo 21, attraverso il sito internet www.articolo21.info, dibatte, discute, promuove numerose iniziative su questioni legate all'informazione e ai diritti civili su scala nazionale e anche internazionale. Quindi vi invitiamo a seguirli attraverso il sito, ma non solo, ci piacerebbe che oltre a leggere gli articoli voi poteste avere un ruolo attivo, commentandoli e anche scrivendo, suggerendo proposte. Lo potrete fare direttamente inviando email all'indirizzo redazione@articolo21.it. Finisce qui questo primo nostro appuntamento con la multimedialità, sicuramente ci rivedremo con il jazz, ci rivedremo presto, quindi un saluto da Giorgio Santelli e da Stefano Gravini. A presto!